Questi qui, vedete, sono animali da 12-15 quintali, sono selvaggi, quindi immaginateveli in mezzo alla strada. Queste sono le cosiddette vacche sacre. Il perché sono sacre lo capiremo tra poco. Siamo a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Eccole qua, la strada proprio. E qui da anni la popolazione locale si ritrova ad affrontare un problema unico in Italia. Adesso sono lì nei campi, quella è la strada principale, una delle strade principali che le vacche costantemente attraversano perché vanno da questo campo a quell'altro campo, così. Qualcosa di incomprensibile per la maggior parte di noi. Guarda le macchine quanto vanno veloce qui. Da un lato le vacche sacre e dall'altra cittadini comuni, riuniti in un'assemblea pubblica per combattere un'emergenza che da troppo tempo minaccia la sicurezza di tutti. Ammazzo, ti prego, devono risolvere il problema. C'è una invasione di questi animali. Ho avuto un incidente. Io ho due incidenti. Vacche e tori che hanno invaso un intero paese. Ma a noi, davanti alla frustrazione di questi cittadini, sorge spontanea una domanda. All'inizio saranno state di qualcuno queste vacche, e questo quello che dico, cioè non è che nascono. Penso di sì, penso di sì. E si sa a chi appartenevano o no? Non hai la certezza matematica che sono De Marco, ecco, faccio, cioè si suppone che siano De Marco, però non hai la conferma. Queste vacche si possono prendere, narcotizzare e portare in una fattoria o no? Cittanova si trova nella piana di Gioia Tauro, un paese che fino agli anni 90 è stato al centro di una faida ventennale fra alcune delle più sanguinarie famiglie di 'Ndrangheta. Può sembrare strano, ma la storia di queste vacche ha a che fare con tutto questo. E basta prendere la macchina e farsi un giro in paese per incontrare ovunque mandrie di bovini. Le strade provinciali, passo io, passano loro. Gli uliveti eccole là. e le vie dentro al paese ne sono letteralmente infestati. Ci sono anche i vitellini, quindi è una storia infinita. E il problema, come ci spiegano, non riguarda solo le strade. Il passaggio delle vacche, delle cose, distruggono tutto. La raccolta dell'oliva viene compromessa. Ma a correre il pericolo più grande sono gli automobilisti. Abbattuto qui con la faccia, lasciando anche i peli qui sul vetro. Gli incidenti sono aumentati esponenzialmente. Si è infilzato con le corna e ha sollevato la macchina. E il problema ormai è insostenibile. Ci fosse stata qui la bambina che era sarebbe morta. Queste sono immagini di un toro appena investito, visibilmente sofferente, che tenta invano di alzarsi e che per cavilli legali è praticamente impossibile da abbattere. Di scene così, qui a Cittanova, se ne vedono a decine ogni mese. Ma le vacche e i tori continuano a rimanere e nessuno li tocca. Buongiorno. Anche quest'altra persona che incontriamo nel pomeriggio fa parte del comitato contro gli animali vaganti, ma preferisce, come tanti altri, rimanere anonima. Agli anni quando c'è stata la faida a Cittanova, sì. Questi animali erano della famiglia Rasa Albanese, che è una famiglia, la diciamo. famiglia di 'Ndrangheta a Cittanova. E li hanno liberati Sì. per farli nutrire da soli, insomma. Perciò da 50 ora sono diventati 1000. Ed è questo il punto. Le vacche di Cittanova si chiamano sacre non per caso. Questi animali, infatti, sono intoccabili perché appartenenti all''Ndrangheta. Salve, Marco, piacere. Michele Albanese, un giornalista che per anni ha denunciato l''Ndrangheta e da 4 vive sotto scorta, ci spiega come questi animali siano diventati un simbolo di potere. Le cosiddette vacche sacre sono un simbolo con il quale loro concepiscono la proprietà di un territorio. Qui possiamo fare quello che vogliamo, possiamo tenere le vacche libere, possiamo estorcere, possiamo violentare un territorio. Cioè, qui comandiamo Qui noi comandiamo e noi, le mie vacche vanno dove questa è cosa, e vogliono. le mie vacche vengono dove Guardate, quello è un agricoltore che sta provando a cacciare via i tori dal campo. Eccolo là. Uno di questi agricoltori abitava a 50 km da qui, a Locri. Era un medico in pensione che nelle montagne intorno a Cittanova si prendeva cura dei terreni di famiglia, ma che le vacche distruggevano continuamente. E nel 2005 decise di dire basta. Si chiamava Fortunato La Rosa. Lui aveva piantato della segale
le mucche sono entrate e hanno rovinato una parte della sega, lei che era già alta. E allora gli ha detto che stavolta vi denuncio e ha fatto regolare denuncia. Suo marito immagino abbia fatto dei nomi in caserma. I nomi li ha fatti verbalmente e ha dato il numero dell'orecchino di una delle mucche, quindi era facile risalire al proprietario. Dopo la denuncia, il dottor La Rosa è stato ucciso sulla strada che da Locri porta a Cittanova. La polizia arresta due membri della famiglia Raso Albanese, Giuseppe Raso e Domenico Filippone, ma l'indagine finisce così. Il processo non c'è mai stato, il caso è archiviato. Ufficialmente quindi gli assassini di suo marito sono a piede libero? Certo. Io gliel'avevo detto, andiamocene, che te ne importa della proprietà, liberatene. Tanto ti dà solo arrabbiature, fastidi, spese inutili. Era un testardo suo marito? Sì. Non era tipo da dire fate che vi pare. Se Fortunato La Rosa era un semplice pensionato che si è ribellato invano, a un'assemblea del comitato incontriamo qualcuno che è riuscito a raccogliere le prove di come la 'ndrangheta usi le vacche come un vero e proprio strumento di estorsione. La famiglia che tu hai denunciato è la famiglia che storicamente possiede le vacche. Sì. Si chiama Nino Cento, un uomo di 55 anni che qualche anno fa decide di creare una cooperativa agricola. Mi danno i finanziamenti e mi creo sta cooperativa. Ma poi accade qualcosa di strano. Dopo 7-8 mesi che abbiamo iniziato a lavorare, mi tagliano gli ornariti. Facciamo entrare le vacche nel terreno. Sì, spaccano tutte le cose, si mangiano i patati. Una cosa impressionante. Le vacche gli distruggono il raccolto e allora Nino decide di affrontare il boss. Come devo fare, perché io sono tranquillo, non voglio problemi. E col suo cellulare registra tutte le conversazioni. Nella registrazione che dice chiaramente che se voglio stare là sopra devo pagare, punto. Se tu mi dici Nino, io voglio 1 milione di euro all'anno, non dico Ciccio, non l'ho giusto, capito? No, invece i punti faccieli tu. Ma non dai punti Ciccio, se non dai un reddito che cazzo di punti mai fare? E allora vedi se non dimentichiamo, non c'è budgettavo qualcosa, non c'è, c'è convenienza, non per tia. Ma ne mangiano io anche almeno, è buona cosa. Secoli che mangi, ma io mi sto dicendo niente. Il ragionamento del boss è tanto semplice quanto spietato. Se vuoi coltivare in pace senza l'impiccio delle vacche, devi pagare. I nervi che andavi via mi sono telefono, mi fai mutanti i pantaloni. L'ho registrato, mi chiamano Ali e mi denunciava, a fare quello tutto il suo. Io ero rischiato la vita quel giorno. No? Nino ha denunciato tutto questo e oggi vive sotto scorta. E in paese non hai trovato solidarietà? Questo è un paese omertoso. Le sue registrazioni sono finite all'interno dell'operazione Alchemia, con cui i carabinieri nel 2016 hanno arrestato per mafia 42 persone tra Cittanova e Genova. In Liguria, secondo gli inquirenti, la cosca Raso Gullace Albanese si infiltrava nei subappalti per i lavori del terzo valico della TAV. Stiamo andando dalla signora Giovanna, che è una delle poche rimaste a piede libero della famiglia Raso Albanese. E i principali esponenti della famiglia Raso Albanese, proprietaria delle vacche, abitano in questa via. Salve, io sono Marco, mi presento, signor. Voi siete giornalista? Sì, lei è della famiglia Raso Albanese, sì, giusto? Sì. Diciamo, una delle famiglie più importanti qua. Non importanti, chiedete guai. Siamo i ciumani di latte, come latte siamo noi. È una famiglia ndranghetista. No! Insomma, come io non so che sono le dranghetiste. No. E quindi i suoi familiari sono in carcere per disgrazia? Per niente. E voi avete anche delle mucche, no? Delle vacche? No. E come no? Le avete avute storicamente, no, le vacche? 50 anni fa. 50 anni fa. Le avete come mollate, diciamo. Sono rimaste... No. Qui c'era una faida in paese, signora. C'è stata la faida, no? La faida è una cosa. Con le dranghetiste è nata. Suo nipote, che va a chiedere mazzette, commette un crimine tipico dell'andrangheta. Ma io non credo che sto gente. Qui è un ciafaglione questo del paese. Che sto gente che ora di queste cose. È un ciafaglione. Ma c'è una registrazione che ha registrato la richiesta di soldi. Richiesta di credito, tutte queste cose. Quindi l'hanno mandato in carcere. Sì, innocente. Innocente. Sì, una tutti. Una catena di tutti innocenti. 42 persone. E tutti innocenti sono già in carcere. Cos'è la 'ndrangheta, signora? Io che lei non sa cos'è la 'ndrangheta? Io no, perché non mi crediamo mai. E lei? Lei? Io sono sua figlia. Lei è molto giovane, saprà cos'è la 'ndrangheta? Ah,
che vuoi che termine ha questa parola? Non è un tabù. Lei non sa cos'è l'andrangheta. No. Ma in Calabria c'è l'andrangheta, signora. Salve, buongiorno. No, a me dà fastidio perché comunque voi riprendete le voi si mette le camere, ci si mette. Vabbè, ma da fuori si può, grazie. Sì. È in casa mia. Io ho suonato e la signora mi ha fatto entrare. Le sto chiedendo, per favore. Neanche lei sa cos'è l'andrangheta. Che lei mi sembra più arzilla. Neanche lei sa cos'è l'andrangheta. I giorni passati a Cittanova ci hanno fatto arrivare ad una conclusione purtroppo triste. Le vacche sacre vengono trattate dai cittadini non come un fenomeno legato all'andrangheta, ma come un problema di ordine pubblico, legato invece unicamente alla sicurezza delle strade. E se a trovare il coraggio di affrontare la verità rimarranno sempre in pochi, la morte di Fortunato La Rosa o la libertà di Michele e Nino saranno state un sacrificio inutile.